Un orto scolastico e un giardino botanico negli spazi che circondano l'Istituto Tecnico Marco Polo a Santa Maria degli Angeli. Vicky Sorci. Prima lo studio sui libri, classificazione linneana, conoscenza delle caratteristiche del territorio, dal clima, l'umidità. Poi l'osservazione scientifica delle piante, dal seme al frutto, in tutte le fasi di vita e la scoperta delle loro proprietà officinali. E ancora il reperimento dei semi, ognuno accompagnato dalla scheda descrittiva. Poi finalmente la distribuzione con bulbi e piante sul terreno arato. Hanno fatto tutto questo i ragazzi dell'Istituto Tecnico Marco Polo di Assisi e di quello agrario Ciuffelli Einaudi di Todi. Un laboratorio giardino per imparare la botanica sul campo, toccando con mano, muniti di zappe, pale e forbici, terra ed essenze vegetali all'aria aperta e davanti a scuola. Sì, perché l'orto è stato realizzato in una zona verde dell'Istituto Assisano, un progetto, quello dell'Officina Botanica, condotto anche grazie alla collaborazione delle aziende locali e della comunità montana, con lo scopo di integrare ragazzi con disabilità motorie e cognitive, uno spirito che guida ogni attività della scuola. Affiancati dai compagni, hanno trascorso una giornata di primavera sulle orme dei giardini d'infanzia del pedagogo Frobel. I più piccoli, spiegava, diventano adulti responsabili, stabilizzandosi ma anche divertendosi e potenziando la propria creatività nella cura di un fazzoletto di verde. Gli studenti sono stati guidati da un gruppo di docenti e stanno già pensando alla prossima iniziativa, utilizzare materiali di riciclo per realizzare un percorso verde.